Microsoft ha rilasciato agli sviluppatori il nuovo SDK, strumenti di sviluppo aggiornato a Creators Update da utilizzare in Visual Studio 2017. Tante le novità presenti nell'SDK aggiornato a Creators Update, iniziamo col dire che ci sono stati miglioramenti nel Visual Layer, effetti, animazioni e transizioni, e migliorati molti effetti di XAML Layer con dei comandi che rendono più facile lo sviluppo di app. Miglioramenti anche in Windows Ink che comprendono l'analisi della scrittura e un migliore riconoscimento. Presente anche una nuova barra degli strumenti con nuovi effetti e strumenti. Nuove API per l'utilizzo di Surface DL. Grandi miglioramenti per il Bluetooth, che permette di utilizzare la tecnologia Bluetooth LE GAT Server, il riconoscimento più facile dei dispositivi e il supporto per i dispositivi Bluetooth debolmente accoppiati, come i dispositivi a basso consumo. Coinvolgimento dell'utente attraverso le notifiche che possono essere anche raggruppate. Possono essere visualizzate dei dati a una barra di avanzamento. Miglioramenti nel desktop bridge per trasformare i programmi Win32 in app Windows 10. Soluzione di continuità tra piattaforme diverse, Windows e Android grazie al Project Roam. Diverse novità per ADS grazie al nuovo Windows SDK for Facebook. Miglioramenti nell'uso in background delle app, che consente di svolgere più operazioni risparmiando memoria e tempo. Migliorata la sicurezza nell'uso di Windows Hello. Il Dev Portal è stato aggiornato con nuove statistiche per gestire tante app e migliorarne la comunicazione. Download più veloci sia di nuove app che di aggiornamenti delle stesse. Migliorata l'efficienza e la flessibilità di Visual Studio 2017 nell'eseguire due versioni diverse di SDK sulla stessa macchina. Significativi miglioramenti per Windows Console e Windows Subsystem for Linux, con la possibilità di attivare e utilizzare molti più strumenti di Linux. Nuovi modi per connettersi e interagire con Cortana Skills Kit. Possibilità di pubblicare un gioco UVP in Xbox sfruttando Xbox Live Creators Program. Nuove esperienze 3D con gli HoloLens e la realtà mista. Che ne pensate delle novità degli strumenti di sviluppo di Creators Update? Fatemelo sapere nei commenti.